Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Nel video uscito questo martedì, tra le cose che ho detto di voler vedere in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, ho parlato anche del ritorno delle palestre, sottolineando come il sistema del giro delle isole non mi abbia entusiasmato tanto quanto il suo secolare predecessore. Ma mettendo da parte i miei sogni e le mie speranze, quali sono le reali opportunità che nei nuovi giochi si torni al sistema risalente a Pokémon Rosso e Pokémon Blu? Iniziamo col dire che nel trailer rilasciato durante la Direct è visibile quella che sembrerebbe essere l'assistente delle prove, e se così fosse avremmo la conferma che queste non scomparirebbero di certo da Alola, ma è altrettanto vero che non esistono motivi validi per i quali una struttura come la Lega Pokémon con tanto di palestre e simili non possa coesistere con il giro delle isole, o almeno non ne abbiamo ancora trovato uno. Sulla base di questa osservazione è stato fatto osservare da molti youtuber americani e non che in Pokémon Sole e Pokémon Luna siano presenti 8 spazi inutilizzati, alcuni riconducibili a dei cantieri e che sono stati riassunti in questa immagine su 4chan. Esatto, 8 come le palestre, facendo pensare che queste ultime, come la Lega Pokémon, potrebbero essere in procinto di nascere nella Alola di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Già, in quella Alola e non nella nuova, ma procediamo con ordine. Innanzitutto l'immagine è chiara nel mostrare come sì, è vero, si tratta di 8 zone, ma dire che alcuni di essi si trattino di cantieri non è così scontato. Se in almeno 6 casi questo si possa dire, e stiamo parlando delle zone dove sono presenti le travi per costruire e lo spiazzo dove alcuni Machamp vagano, chiaro riferimento peraltro al cantiere di Aranciopoli in prima generazione, negli altri 2 la forzatura è evidente. Potrebbero essere tutto come potrebbero non essere niente, non ci sono tracce di lavori in corso e potrebbero trattarsi di tutt'altro. Inoltre, alcuni di essi sono decisamente fuori mano, troppo lontani dalle città per essere considerati delle palestre, le quali si trovano sempre all'interno delle principali città, all'interno della regione in cui si trovano. Come se tutto ciò che già è stato detto non bastasse, ecco che si presenta un altro fattore che rende l'ipotesi del ritorno delle palestre sulla base di questa osservazione totalmente nulla. I lavori si stanno sviluppando, sì, ma nella Alola di Pokémon Sole e Pokémon Luna, per l'appunto. Se i nuovi titoli fossero stati dei sequel, allora sarebbe stato molto più logico immaginare un qualcosa del genere, ma trattandosi di un'altra dimensione, quindi di un'altra Alola, se così vogliamo dire, come possono i cantieri per le palestre della vecchia regione di Alola andare ad influire in un qualche modo sulle speculazioni che riguardano l'aggiunto o meno di palestre in Pokémon Ultra Sole ed Ultra Luna? Queste affermazioni sulle basi prima citate possono voler dir tutto come possono voler dir nulla, proprio perché i nuovi titoli si svilupperanno in un universo totalmente diverso, si spera con qualche connessione con il precedente. E a proposito di connessione con i vecchi titoli, vi immaginate che cosa succederebbe se un Pokémon, catturato in un gioco con il giro delle isole al suo interno, venisse portato in un titolo con le palestre? L'obbedienza come verrebbe misurata? Si creerebbero dei paradossi difficili da risolvere, e quindi forse avrebbe più senso lasciare all'intera settima generazione il giro delle isole come caratteristica principale, per poi tornare alla carica con le palestre con l'ottava generazione. In sintesi, per quanto io voglia rivedere le palestre in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, penso che purtroppo per il momento non ci siano le premesse per rivederle nei suddetti titoli. Fatemi però sapere che cosa ne pensate voi nei commenti, e se volete abbozzare qualche teoria sentitevi liberi di farlo. Detto ciò, vi invito anche a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Inoltre vi invito a premere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale e a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività che compio al di fuori della mia vita su YouTube. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!